È veramente una bella iniziativa quella messa in campo dai ragazzi e dai docenti dell'indirizzo alberghiero del Vasari di Figline. Li potremmo chiamare i biscotti della solidarietà, quelli preparati e realizzati nelle cucine del plesso figlinese. Verranno distribuiti alle scuole medie e alla RSA Martelli. Al laboratorio di pasticceria stiamo preparando una serie di biscotti natalizi con varie decorazioni in glassa di zucchero, fatto dai ragazzi della classe terza, e poi questi biscotti verranno confezionati dei ragazzi della gruppo H e poi verranno portati nelle varie scuole elementari e medie della comune di Figline. I ragazzi si sono sbizzarriti nella preparazione della pasta frolla e poi nella realizzazione di questi biscotti stampati con varie forme e poi hanno proceduto alla cottura e alla decorazione. Ecco, diciamo, la lezione è questa qui, una lezione semplice, ma diciamo per loro è una delle prime lezioni, per cui è abbastanza interessante, ecco. Il messaggio che si vuole lanciare è quello della solidarietà. Sicuramente, ecco, diciamo, questo gesto qui è un gesto di avvicinamento, va bene, tramite la nostra scuola alle altre scuole, tra questi ragazzi e gli altri ragazzi del comune, e fare sentire un attimino la nostra vicinanza anche in un momento come questo dove siamo purtroppo isolati. E questi ragazzi, diciamo, hanno accettato ben volentieri questo gesto molto significativo, simbolico, che è legato chiaramente alla tradizione di Natale, ma proprio per poter offrire qualcosa di fatto da loro, perché possono essere anche visibili un attimino sul territorio, fa sapere che ci sono, che noi comunque continuiamo a far scuola e che vogliamo farci sempre più vedere e conoscere dalle persone che vivono in questo comune. Il laboratorio di pasticceria particolare questa mattina alla Vasari, siamo con il professor Giovanni Tenucci, cosa state facendo? Con tutti i ragazzi legati al sostegno e al disagio della nostra scuola, il progetto Natale Insieme è più dolce, in un Natale così difficile come quello che stiamo vivendo, abbiamo unito le forze di tutte le potenzialità della scuola, in particolar modo della produzione dolciaria, ma anche del design e della collaborazione tra tutti noi per riuscire a creare questi pacchettini con 4 biscotti decorati. E Andrea, chi andranno? Andranno a tutte le persone, a tutti gli anziani della casa Martelli e anche a tutti i ragazzi delle scuole medie. Auguri!